Uh, I want to begin by saying uh, what a great pleasure for me it is to come uh, to this festival in uh, Pistoia, to which I've never been before, uh, although I have been to Florence and some other places in Italy, but not to Pistoia. And I'm very glad to be here, and I want to begin by thanking. Uh, the organizers, uh, the supporters, uh, all those who are helping today, uh, and uh, above all to those of you who have taken the trouble to come here uh, to attend uh, this lecture. And since there may not be time to say this properly at the end, I also want to thank. Uh, the young lady marina who is going to translate and who has been doing a little bit of that already today in fact she knows my work so well that i even suggested that perhaps she could just give the lecture and i would sit with you and enjoy it. but she feels she's not entirely willing to do that so it will be a collaboration Buonasera a tutti, vorrei cominciare con il dirvi che grande piacere sia per me partecipare a questo festival di Pistoia, una città dove non ero mai stato prima, anche se ho già visitato Firenze e tante altre località italiane, Pistoia non la conoscevo. Quindi sono molto contento di essere qui e vorrei cominciare con ringraziare gli organizzatori di questo festival, i suoi sostenitori e tutti coloro che stanno dando una mano alla sua realizzazione, ma soprattutto vorrei ringraziare... Quanti di voi si sono dati la pena di venire fin qui a sentire la mia lezione? Vorrei inoltre ringraziare la mia interprete, alla quale ho proposto di essere lei a fare la lezione al posto mio, ma non si è, non si è mostrata interamente disposta. So the, title of my... the title of my lecture today is So close and yet. So far, we live in a world in which we are simultaneously too close and too far from one another. We are too close because of the forces of globalization, war, partition, uh, media, all of which produce those butterfly effects which bring distant things to our eyes and doors every day. We have news of foreign wars, suicide bombings in distant places, images of suffering and emergency, and less often of the hopes and accomplishments of other places on the planet. We are too close because yesterday's strangers are often today's neighbors due to labor migration, dislocation, human trafficking, and casual tourism. We're also too close because our cities have grown larger, and thus we rub shoulders with strange languages, clothing, food, and bodily styles on a daily basis, thus transforming the geography of everyday life. Il titolo di questa conferenza è Così vicini e pure così lontani. Viviamo in un world in cui siamo al tempo stesso troppo vicini e troppo lontani gli uni dagli altri. Siamo troppo vicini. Per via delle forze della globalizzazione, per via della guerra, delle spartizioni, dei mass media, tutte cose che producono quegli effetti farfalla che ci portano ogni giorno le cose lontane davanti agli occhi, addirittura sulla porta di casa. Riceviamo quindi notizie di guerre che si svolgono all'estero, di attentati suicidi che si svolgono in luoghi remoti. Riceviamo immagini di sofferenza e di emergenze, meno spesso. Riceviamo notizia delle speranze e delle conquiste che provengono da altri luoghi del pianeta. Siamo troppo vicini anche perché quelli che ieri erano degli estranei spesso oggigiorno sono i nostri vicini di casa per via delle migrazioni provocate dalla necessità di trovare lavoro, per via dello sradicamento, per via del traffico degli esseri umani e di un turismo distratto. Siamo troppo vicini perché le nostre città si sono ingrandite a dismisura e quindi ci troviamo a muoverci fianco a fianco con persone che parlano lingue strane, si vestono in modo strano, mangiano cibi strani e hanno degli stili corporei strani. Questo succede ogni giorno e così trasforma la geografia della nostra vita quotidiana. We have also grown uh, too far from one another because we have lost. The sense of social familiarity in most urban regions, border regions, and crossing points in the world today. We take the presence of others among us for granted without sufficient curiosity about who they may be or why they may be near us. We hear too many stories of refugees, migrants, and involuntary travelers to, deep, to look deeply into their lives. Or ask too many questions. As Michael Ignatieff long ago pointed out, the flood of news of the sufferings of humanity at a distance has had a paradoxical effect. On the one hand, for the first time in human history, we care about the troubles of people in distant places and have felt obliged to care or appear to care about humanity in general on the other hand the daily deluge of media images and reports of long distance suffering have dulled our moral consciousness and created a sort of moral apartheid in our own minds and hearts in which room for the fate of others is reduced or anesthetized al tempo stesso siamo ormai troppo distanti gli uni dagli altri perché abbiamo perso il senso della familiarità sociale In gran parte delle regioni urbane del mondo, in gran parte delle regioni di confine e dei punti di passaggio del mondo odierno. Diamo cioè per scontata la presenza di altri fra di noi senza manifestare abbastanza curiosità per chi sono veramente o perché sono qui fra noi. Troppe sono le storie di profughi, di migranti e di viaggiatori involontari che ci giungono all'orecchio senza che noi ci mostriamo abbastanza curiosi di andare a guardare un po' più da vicino la loro vita, opporre delle domande. Fu Michael Ignatieff che molto tempo fa ci ha fatto osservare l'effetto paradossale di questa inondazione di notizie circa le sofferenze di un'umanità a noi lontana. Cioè, da una parte, per la prima volta nella storia del genere umano ci prendiamo a cuore le sofferenze di persone che abitano in luoghi lontani e ci siamo sentiti addirittura in dovere di prenderci a cuore o di dare l'impressione di prenderci a cuore il genere umano in generale. Ma d'altro canto questa invasione, questa inondazione, alluvione quotidiana di immagini e di notizie che i mass media ci portano riguardo alle sofferenze di gente che abita così lontano, in qualche maniera ha avuto l'effetto di un certo attundimento della nostra... Coscienza morale, cioè ha creato una specie di apartheid morale nella nostra mente e nel nostro cuore. Una situazione in cui si è ridotto eh, lo spazio che noi abbiamo per il destino degli altri o la nostra coscienza si è anestetizzata. Cultural objects, including images, languages, values and hairstyles, now move ever more swiftly. Across national and regional boundaries. This acceleration is a consequence of the speed and spread of the internet and the concomitant growth in travel, cross cultural media, and global advertising. The power of global corporations to outsource various aspects of their activities, ranging from manufacture and distribution to advertising and finance. Has meant that the force of global capital is now multiplied by the opportunistic combination of cultural idioms, symbols, labor pools, and attitudes to profit and risk. Finally, this volatile and exploding traffic in commodities, styles, and information has been matched by the growth of global forms of cultural politics visible, for example, in the discourse of human rights, but also in the new languages of radical Christianity and Islam, and in the discourses of civil society activists who wish to promote their own versions of global equity, entitlement, and citizenship. The cultural objects and i modi di acconciarsi i capelli, ormai si spostano sempre più rapidamente, varcando confini nazionali e regionali. Questa accelerazione è conseguenza della velocità e della diffusione di Internet e della concomitante espansione dei viaggi, dei media interculturali e della pubblicità globalizzata. Il potere che i grandi gruppi industriali globali ormai detengono di esternalizzare tanti aspetti della loro attività che possono andare dalla vera e propria fabbricazione e distribuzione delle merci fino alla pubblicità e alla finanza, comporta che oramai la forza del capitale globale ha trovato un moltiplicatore in questa combinazione opportunistica di idiomi culturali, simboli, gruppi di lavoro e atteggiamenti nei confronti del profitto e del rischio. Infine, questo traffico così mobile e così esplosivo di merci, di stili e di informazione, procede di pari passo con la crescita di forme globali di politica culturale che sono visibili soprattutto nel discorso sui diritti umani, ma anche nei nuovi linguaggi del cristianesimo e dell'islam radicali, nonché nei discorsi di quei militanti della società civile che cercano di promuovere una loro versione, una loro interpretazione dei diritti dell'uguaglianza e della cittadinanza globale. Furthermore, the complexity of flussi global cultural flows has had deep effects on the production of locality and on the production of local subjectivity. These flows and networks now precipitate themselves in far more than the rapid spread and adoption of cultural elements from outside previously somewhat separate cultural worlds they confound older models of acculturation culture contact and mixture since they also provide new materials for the construction of subjectivity the traffic in images of global suffering, for example, creates new communities of affect, which introduce empathy, identification, and anger across large cultural distances. For example, the veil in Europe, an item of clothing which is itself highly varied in different parts of the Islamic world has become a flashpoint for education fashion and state authority in countries such as france which in the past were quite comfortable with sumptuary markers of religious and social identity. per giunta alla complessità dei, flus dei flussi culturali globali ha avuto degli effetti molto profondi sulla produzione di località e sulla produzione di soggettività locale. cioè questi flussi e queste reti adesso non si traducono più soltanto nella rapida diffusione e adozione di elementi culturali dall'esterno, cioè da mondi culturali che un tempo erano diversi, separati, al contrario, confondono, mescolano fra di loro vecchi modelli di acculturazione, di contatto e di commistione fra le culture perché forniscono anche materiali nuovi per la costruzione della soggettività. Faccio un esempio. Il traffico di immagini di sofferenza globale, questo crea nuove comunità di affetti che fanno, barcare, fanno superare grandi distanze culturali all'empatia, all'identificazione, cioè all'immedesimazione con chi soffre e anche alla rabbia. Ad esempio il velo islamico in Europa, parlo di velo islamico perché è un, eh, un articolo di abbigliamento che in sé per sé ha tante forme diverse nelle varie parti del mondo islamico. Questo velo islamico è diventato un terreno di scontro per la scuola, per la moda e per le autorità degli stati in paesi come la Francia che in passato non trovavano nulla da ridire. confronti di questi simboli di identità religiosa In short, global cultural flows have lost the selective and cumbersome qualities that they have had for much of human history in which most societies found ways to accommodate external systems of meaning within their own cosmological frameworks. Producing change by dialectical accident and structural accommodation. Today, global cultural flows, be they religious, political, or market centered, have entered into the very manufacture of local subjectivities, thus, changing both the machineries for the production of local meaning and the materials that are processed by these machineries. Thus, ideas about refugee rights are debated in the United States by citizens, lawmakers, and old immigrants in terms of ideas about multiculturalism, dual patriotism, diasporic dignity, and cultural rights that are as new as the debates they seek to mediate. In breve, i flussi culturali globali hanno perso quelle qualità selettive e anche un po' ingombranti che hanno avuto per gran parte della storia del genere umano. Storia nella quale tante società hanno trovato il modo di accogliere entro eh, i propri quadri cosmologici di riferimento anche dei sistemi di senso diversi, esterni, producendo un cambiamento per accidente dialettico e per eh, accomodamento strutturale. Oggi i flussi culturali globali, che siano religiosi, politici o imperniati diciamo, sul mercato, sono entrati a, fa a far parte della vera e propria, propria produzione di soggettività locali e così hanno modificato sia i macchinari che producono questo senso, questo significato locale, sia i materiali che quei macchinari elaborano. In questo modo vediamo oggi che negli Stati Uniti parlano di diritti dei rifugiati, cittadini, legislatori e anche oh, vecchi immigrati e ne parlano in termini di idee come il multiculturalismo, il doppio patriottismo, la dignità della diaspora e di diritti culturali. Parlano cioè di queste cose in termini che sono altrettanto nuovi. quanto il dibattito che servono a mediare Likewise this period is characterized by the flow not just of cultural substances but also of cultural forms such as the novel the ballet the political constitution and divorce The flow of these forms has affected such major historical, world historical processes as nationalism, but today it also affects the very nature of knowledge as whole disciplines, techniques, and ways of thinking move and become transformed in the process. Examples of the global flows of such knowledge forms <coughs> include the spread of internet gaming in China. The growth in day trading of stocks in emerging economies, the writing of constitutions in post monarchic societies such as Nepal, and the uh, popularity throughout the world of visual forms such as manga. What is as important here is the relationship of the forms of circulation to the circulation of forms. So, such forms as novels, films, and the newspaper may flow along well established circulatory paths produced by prior circuits of religion, migration, and trade. But other cultural forms, such as ballet, animation, fashion photography, and grassroots political activism, create new forms and circuits of circulation. Which did not exist before. Thus, the 21st century is witnessing new tensions between the cultural forms which actually circulate and the emerging, partially culturally formed circuits or networks which shape and govern the multiple paths of circulation. Analogamente il nostro periodo è caratterizzato dal flusso incessante non soltanto delle sostanze culturali, ma anche delle forme culturali. Penso al romanzo, al balletto, alle costituzioni, intese in senso politico, al divorzio. Il flusso di queste forme ha influenzato grandi processi storici mondiali, come i nazionalismi, ma oggi influenza anche la natura stessa della conoscenza, perché oggi... Ci sono intere discipline, intere tecniche, interi modi di pensare che si spostano, che si muovono e vengono trasformati. Alcuni esempi dei flussi globali di queste forme di conoscenza possono essere la diffusione dei giochi via internet in Cina, eh, l'espansione del day trading, quindi gli scambi entro la giornata di azioni, di titoli nelle economie emergenti, mi scuso, la redazione di costituzioni in società postmonarchiche come quella nepalese e la popolarità che hanno acquisito in tutto il mondo delle forme visive quali i manga, i fumetti giapponesi. Altrettanto importante qui dunque è il rapporto che le forme di circolazione hanno con la circolazione delle forme. Intendo dire che ci sono forme come i romanzi, i film, i giornali che possono fluire, possono spostarsi lungo diciamo, circuiti eh, ormai ben radicati, che eh, sono stati prodotti da delle canali preesistenti, la religione, le migrazioni, gli scambi commerciali. Ma ci sono altre forme culturali, penso al balletto, all'animazione, alla fotografia di moda, all'attivismo all politico di base, che hanno creato forme nuove e circuiti di, di movimento, di circolazione nuovi che prima non esistevano. Ecco così che nel XXI secolo stiamo assistendo a nuove tensioni tra le forme culturali in circolazione. E quei circuiti o quelle reti emergenti che sono in parte diciamo culturalmente determinate, che plasmano e che governano e i sentieri, i molteplici, le molteplici vie attraverso le quali esse si spostano. This dual structure of global cultural flows also creates what we may call the bumps or obstacles. In regard to many global cultural flows, the Chinese state, for example, is bent on curbing the internet on the grounds of its own right to regulate information and enforce social morality, just as Falun Gong uses global techniques of protest and communication to undermine the legitimacy of the Chinese state. Opponents of slum demolition. Use the full force of their global allies and circuits to impede the capacity of local and city governments to displace slum populations. Proponents of women's rights are in a daily race against those who use global cultural circuits to argue and legitimize their own views in the name of the value of cultural difference. Now, there is a duplice structure of these global cultural flows. E questo dà luogo anche agli ostacoli che eh, si frappongono alla loro diffusione. Vi faccio alcuni esempi. Le autorità cinesi sono fermamente decise e fanno di tutto per eh, arginare la diffusione di Internet nel loro paese, sostenendo e rivendicando il diritto a regolamentare l'informazione e a far applicare una certa moralità sociale. Al tempo stesso un movimento come quello del Falun Gong usa proprio tecniche di protesta e di comunicazione globali per mettere in discussione la legittimità delle autorità statuali cinesi. Un altro esempio. Chi è contrario alla demolizione delle bidonville in tanti dei paesi emergenti si avvale della forza di alleati e circuiti globali per cercare di ostacolare i governi municipali, i governi locali e impedir loro di sfrattare gli abitanti delle bidonville. Ancora un esempio, i paladini, le paladine dei diritti delle donne conducono una lotta quotidiana contro coloro che utilizzano i circuiti culturali globali per sostenere e legittimare le proprie idee, le proprie vedute, in nome di quel valore che chiamano differenza culturale. Thus today's global cultural flows have a curious inner contradiction since they also create some of the obstacles to their own complete freedom of movement and thus they self-regulate the ease with which they cross cultural boundaries. So, In the long historical view, knowing that there has always been flow, exchange, and mixture across cultural boundaries in human history, the most interesting new development about cultural flows in the era of globalization is that the same dynamics produce both various cultural flows and those blockages, bumps and potholes that impede their free movement this fact ought to be a source of comfort for those of us who are not anxious to see global flows resulting in a single and homogeneous cultural regime that covers the surface of the planet quindi i flussi culturali globali del mondo odierno mostrano Una strana contraddizione interna. Da una parte creano essi stessi alcuni degli ostacoli alla propria completa libertà di movimento, d'altra parte sono essi stessi a autoregolamentare la facilità con cui varcano, superano le frontiere tra le diverse culture. Se quindi vogliamo vedere la situazione con uno sguardo lungo, cioè nella prospettiva storica, ben sapendo che nella storia del genere umano ci sono sempre stati flussi, cioè c'è sempre stato scambio, c'è sempre stata commissione e che questi flussi hanno sempre attraversato in qualche misura i confini fra le culture, io direi che il nuovo fenomeno più interessante che riguarda questi flussi culturali nell'era della globalizzazione è questo, cioè la stessa dinamica produce, sia i flussi culturali così diversi, sia gli ostacoli, i dossi, le cunette, che ne impediscono la libertà di movimento. E questo dovrebbe forse consolare coloro che temono che i flussi culturali globali possano dare luogo a un unico regime culturale omogeneo che rischierebbe di ricoprire l'intera superficie del pianeta. Ora parlo un po' più About the circulation of forms. By forms, I mean to indicate a family of phenomena, including styles, techniques, genres, vocabularies, and other widely, widely recognized containers which can be filled or inhabited by specific voices, contents, messages. And materials. We all know that form is not easy to separate from content, and I have no intention of tackling this grand philosophical conundrum here today. In using the word form, I simply wish to place the issue of global circulation at a slightly more abstract level than it sometimes is in discussions of people, commodities, and ideas. Dico ancora qualche cosa sulla circolazione delle forme. Quando dico forme eh, intendo parlare di quella famiglia di fenomeni che comprende gli stili, le tecniche, i generi, compresi quelli letterari, i vocabolari e altri contenitori eh, universalmente riconosciuti che possono essere riempiti, che possono essere abitati da voci, da contenuti, da messaggi e da materiali specifici. Ora tutti sappiamo bene che la forma non è facile da separare dal contenuto, ne io figuratevi intendo affrontare qui e oggi questo grande dilemma filosofico. No. Quando uso la parola forma cerco semplicemente di collocare la questione della circolazione globale su un livello un po' più astratto di quanto non avvenga a volte quando si parla di persone The two most recent items to be discussed in this way, both separately and in relation to each other, are the nation form and the novel form. Benedict Anderson redefined the entire question of nationalism by linking it to the issue of print capitalism, thus, spawning a rich set of debates about nation and narration. Reading and citizenship, imagined and effective communities. On the side of the novel, there has been a long tradition of inquiry about how this form has circulated and how it has been transformed in the process, along with other literary forms and genres. The circulation of the nation form has been the subject of less intense discussion. But Anderson, Baba, Balibar, and a few others have shown that it too is a form which moves and inhabits local sites in complex ways, partly through the form production of new reading publics and new forms of writing and publication. The work of Habermas and Anderson, as synthesized by Ben Lee and others, suggests new ways of thinking about publics and publicity. As tied up with the circulation of such ideas as the people, the great American constitutional formula, "We the People," is not only a performative, as Bonnie Honig and others have shown, but it is also a circulating performative that produces different local imaginaries about collective identity and democratic projects. <clears throat> I due elementi più recenti che potremo affrontare in quest'ottica separatamente e l'uno in rapporto con l'altro sono la forma nazione e la forma romanzo. È stato Benedict Anderson a ridefinire l'intera questione del nazionalismo quando l'ha collegata alla questione del capitalismo a stampa, del capitalismo della carta stampata. E così ha dato luogo a ricchi dibattiti sul rapporto fra nazione e narrazione, fra lettura e cittadinanza, fra comunità immaginate e comunità effettive. Ora, sul versante del romanzo c'è una lunga tradizione di studio su quella che è stata la circolazione di questa forma letteraria e sulla tras trasformazione che ne è avvenuta la sua e quella di altre forme e generi letterari. Meno intenso è stato il dibattito sulla circolazione della forma nazione. Ci sono stati però degli studiosi, Anderson, Baba, Balibar, pochi altri, i quali hanno dimostrato che anch'essa è una forma che muove e abita siti locali in modi molto complessi. In parte attraverso la produzione di... Eh, nuovi pubblici, cioè un, un nuovo pubblico di lettori e di nuove forme di scrittura e di pubblicazione. Le opere di Habermas e di Anderson, abilmente sintetizzate da Ben Lee e da altri studiosi, ci suggeriscono un modo nuovo di pensare il pubblico e la pubblicità, pensarli cioè legati alla circolazione di alcune idee. Una di queste è l'idea di popolo. La grande formula, la grande frase che troviamo all'inizio diciamo, della Carta Costituzionale degli Stati Uniti, noi il popolo, non è soltanto un performativo, come hanno fatto notare Honig e altri studiosi, è anche un performativo circolante che produce immaginari locali diversi che guardano l'identità collettiva. E I progetti democratici. The examples of nation and narration are a useful reminder that different forms circulate through different trajectories, generate diverse interpretations, and cover different and uneven geographies. So there are novels without nations and nations without novels. Put more abstractly, globalization is never a total project. which ever captures all geographies with equal force. Indeed, the circulation of forms produces new and distinct geographies within which forms coexist in uneven and uneasy combinations. Ho fatto i due esempi dell'idea di nazione e di narrazione, perché sono utili a rammentarci che forme diverse circolano attraverso traiettorie diverse. Generano interpretazioni diverse e coprono per così dire geografie diverse, ehm, disomogenee. Ecco quindi che ci sono romanzi senza nazioni e nazioni senza romanzi. Dovendo astrarre ancora, direi che la globalizzazione non è mai un progetto totale che cattura, coglie, accoglie con pari forza tutte le geografie, anzi. La circolazione delle forme produce geografie nuove e distinte, nelle entro le quali le forme coesistono fra di loro in modi disomogenei e a volte disagevoli, non facili. The lesson here is that we need to move decisively beyond existing models of creolization, hybridity, fusion, syncretism and so on, which have largely been about mixture at the level of content. we need to ask about the cohabitation of forms, such as the novel and the nation, which uh, in the peculiarity of the ways in which they inflect each other are actually the producers of the local. So C'è un insegnamento da trarre, cioè che occorre andare decisamente oltre i modelli esistenti, quelli che chiamiamo ibridazione, creolizzazione, fusione, sincretismo, eccetera, che in realtà hanno preso di mira per lo più le commissioni a livello di contenuto. Dobbiamo andare oltre e cercare di porci delle domande sulla coabitazione fra le forme come la forma romanzo e la forma nazione che nella particolarità del loro modo di modificarsi a vicenda con, mh, collaborano a produrre insieme ciò che chiamiamo il locale So here is a first step in the conundrum of the local and the global. The local is not just The accidental site of the fusion or confusion of circulating global elements. It is, in fact, the site of the mutual transformation of circulating forms, such as the nation and the novel. And such transformation always occurs through what I called in my earlier work the work of the imagination, which results in the production. Of uh, locality. In my 1996 book, Modernity at Large, uh, I stressed that the local was not an inert canvas on which the global was written, but the local was itself a product of incessant effort, part of which involves the creative appropriation of the global. Today, I want to add that this labor and this appropriation. Is first of all a matter of forms, styles, idioms, and techniques rather than of substantive stories, theories, bodies, or goods. Thus, the nation form is a more vital circulating ingredient than any specific ideology of nationalism. The novel form more important than any particular author, story, or message. The idea of the people is more generative. Than specific interpretations of its actual national instances. The technique of research is more critical than the question of the actual disciplines that may become dominant in one or other place. The idea of design is more subversive than any particular style or school. The concept of the market as an abstract device for valuation exchange is far more crucial than the actual forms. That market institutions may take. The idea of a national economy is deeper than any particular idea about protection or free trade. The form of the documentary is more generative than the particular subjects that it may inspire in any local context. The principle of rule by law is more important than the substantive idea of the separation of powers. And the idea of representation matters more. The particular forms that elections and the particolari forme che le elezioni, i partiti e la politica uh, possono prendere. Vediamo allora il primo aspetto di questa tensione fra il locale e il globale. Il locale non è soltanto il luogo accidentale della fusione o confusione fra elementi globali circolanti, in realtà è il luogo della vicendevole trasformazione tra le forme circolanti, per esempio le forme nazione e la forma romanzo di cui parlavo prima. E tale trasformazione si verifica sempre attraverso quella che in un'opera delle mie prime ho chiamato il lavoro dell'immaginazione, che dà luogo alla produzione di località. Cioè, in questo libro che ho pubblicato nel 1996, Modernity at Large, credo che in italiano sia Modernità in polvere, eh, ho sottolineato che il locale non è una specie di tela inerte, su cui viene scritto il globale. Il locale è in sé stesso il prodotto di uno sforzo incessante che comporta in parte l'appropriazione creativa del globale. Oggi vorrei fare un passo oltre e aggiungere che questo lavoro e questa appropriazione sono in primo luogo una questione di forme, di stili, di idiomi e di tecniche piuttosto che di storie, di teorie, di corpi o di merci. Intendo dire che la forma nazione è un ingrediente circolante più vitale di qualsiasi specifica ideologia nazionalistica, che la forma romanzo è più importante di qualsiasi autore, trama o messaggio particolare, che l'idea di popolo è più generativa di quanto non lo siano non lo sia questa o quella specifica interpretazione delle istanze nazionali in cui si sostanzia che la tecnica della ricerca è più critica della domanda su quali siano le discipline che sono divenute o divengono dominanti in un luogo o in un altro e ancora che l'idea di design è più sovversiva di qualsiasi stile o scuola particolare, che il concetto del mercato come dispositivo astratto per la valutazione e per lo scambio è di gran lunga più cruciale delle forme effettive che le istituzioni di mercato possono mai assumere. E che l'idea di una economia nazionale radici più profonde di qualsiasi idea particolare sul protezionismo o se volete sul libero scambio che la forma del documentario è più generativa dei particolari soggetti che può ispirare nei contesti locali e da, da ultimo che il principio dello stato di diritto è più importante dell'idea pur sostanziale della separazione fra i poteri, e che l'idea della rappresentanza significa più delle forme particolari che le elezioni politiche, i partiti politici e la politica pubblica potranno assumere di volta in volta. Indeed the local is eventually. Not a piece of real estate or even a sensibility. It is what emerges when a variety of circulating forms affect each other to form some sort of temporary and interactive project, which is the result of conscious efforts to produce locality, now seen as a deliberate sedimentation of the menu. Of circulating global forms, not all of which are freely chosen by actors in particular sites. Thus, the circulation of forms draws our attention to the ways in which globally circulating forms, through the work of the imagination, produce localities, not by the hybridization of contents of art, ideology, or technology, but by the negotiation. e la tension mutua tra other. loro. È questa negoziazione che crea i contenitori complessi che promuovono the actual contents della pratica locale. Dunque ciò che io chiamo il locale non è certo un pezzo di terra o un edificio, non è neanche una sensibilità, è ciò che emerge quando questa grande varietà di forme circolanti si influenzano l'una con l'altra a formare un qualche progetto temporaneo e interattivo, che in realtà è il risultato di uno sforzo consapevole di produrre località, vista oramai come una sedimentazione intenzionale delle tante forme globali circolanti le quali non sono tutte scelte liberamente da chi interviene in questo processo, in questo o quel luogo particolare. Quindi la circolazione delle forme attrae la nostra attenzione ai tanti modi in cui queste forme globalmente circolanti, attraverso l'opera, attraverso il lavoro dell'immaginazione, danno luogo, producono località. Non ibridando i contenuti, siano essi l'arte, l'ideologia, la tecnologia, ma attraverso il processo negoziale, quindi la negoziazione, la contrattazione e la tensione reciproca fra di esse. È questa, questa specie di processo negoziale che crea i complessi contenitori che portano avanti poi l'effettivo contenuto della prassi locale. And from here on, uh, with Marina's collaboration, we will do a little picking up of the tempo and a little improvising. So, not too much. <laughs> so, I drop these examples and I'm going to go right to this okay. page 10 here. Thank you. Uh -huh. So, I have some examples here, uh, some more examples. I'm going to skip them for reasons of time and say that I hope what I have said so far. Uh, opens for you the possibility that the circulation of forms such as nations, novels, derivatives, documentaries, markets, rights, is the process through which locality is produced as a negotiated structure of these interactive forms within which various products, contents, messages take material form. In short, Locality is the product of the contingent shaping of globally circulating forms into nodes for the lower order process through which actual content is produced perhaps through the mechanisms and dynamics of hybridity syncretism etc I previsto di portare una serie di esempi ma per mancanza di tempo li devo saltare E vengo a dire che spero che queste idee, queste riflessioni che vi ho esposto, eh, vi aiutino a scorgere la possibilità che la circolazione delle forme, quelle forme di cui ho già parlato, eh, la forma nazione, la forma romanzo, ma anche tante altre, i derivati in senso finanziario, i documentari, i mercati, i diritti, non è altro che il processo attraverso il quale viene prodotto ciò che io chiamo località come struttura negoziata di queste forme interattive, una struttura entro la quale assumono una forma materiale tanti prodotti, contenuti, messaggi e strutture. In breve, località è il prodotto della... Uh, mm, creazione contingente di forme circolanti globalmente, le quali vengono trasformate in punti nodali di un processo eh, di ordine inferiore attraverso il quale si produce un effettivo contenuto. E questo lo si produce forse attraverso i meccanismi o la dinamica di quelli che chiamiamo sincretismo, ibridazione, eccetera. And now, uh, I'm going to Very briefly summarize the next page and a half or so, which is uh, you recall, I said that there is a dynamic where forms are circulating, but circulation also has forms. So, the second part, I only will briefly summarize to say when I say circulation also has forms, I mean there is speed, there is scale, and there is uh, circuits so ships may move on the ocean and something else may move on the land something may move electronically something may move physically and then there is scale and then there is speed these are formal properties so i will not give you a lot of examples but i will tell you that that also is important not only forms move but forms move at different speed at different scale and that is a different point than what is the form it has something to do with the logic of the movement itself it's a little bit like what marx uh, discussed when he talked about circulation in capitalism. So, this is just a summary about a page and a half, which will then take me to the very last one. <laughs> yes, I'm happy too to be coming to the end. <laughs> Il professore Apadora dice che è contento anche lui che stiamo arrivando alla fine. Ma attenzione, perché prima di arrivare alla fine, qua c'è una sintesi estrema che lui ha disinvoltamente realizzato. Il testo è il suo, per me non sarà altrettanto facile. Vi ho parlato di una dinamica. Vi ho detto che. Le forme circolano, ma anche, devo dire, che la circolazione ha le sue forme e queste forme possono essere la velocità di questa circolazione, la scala sulla quale si verifica, i circuiti attraverso la quale si verifica, che possono essere eh, elettronici o cartacei, eh, queste forme si possono spostare da una sponda all'altra degli oceani o anche via terra. Quindi si muovono le forme, ma non solo, si muovono a diverse velocità e su una scala diversa. È un po' la stessa cosa che ci ha insegnato Carlo Marx quando ci ha parlato della circolazione del capitale. so i have three paragraphs now which will leave us uh, bring us to the end uh, here then are some provisional conclusions in order to look at how locality is produced in a globalizing world i've tried to show that we need to consider both the circulation of forms which i have stressed and the forms of circulation which i've only mentioned briefly in fact what we need to move towards is a theory that relates the forms of circulation to the circulation of forms. Why should we care? Because it may tell us something in the end about why universities move less swiftly than AK 47s and why democracy is a more esteemed element of the American presence in the world than, say, McDonald's. This perspective may also cast some light. On the global circulation, for example, of architecture as an ensemble of analytic, pedagogic, creative, and commercial practices. Art Deco circulates, but until we know how and why architecture as a form of knowledge and practice circulates, we will not be able to illuminate the movement of Art Deco or other architectural ideas and models. And, uh, there is in all this something else which I have not talked about, which is a problem about comparison and connectivity. But I leave that aside for another occasion. That <laughs> in the world in which we live, we like to compare. But if everything is connected, like these fingers, how do I compare? Uh, something is connected and something is also separate. Usually, to compare, we need separation. But happily, we leave this aside. To, uh, to take on these challenges, of connectivity, comparison, locality, we need to understand more uh, about the ways in which the forms of circulation and the circulation of forms create the conditions for the production of locality as a site, a context, and a container for the negotiation between forms. Only then can we come up with a robust theory of mixtures. Hybrids and other fused practices, which recognizes that forms precede and enable products. Localities, in this view, my view today, are temporary negotiations, temporary negotiations between circulating forms, and are thus not scalar subordinates of the global, but the main evidence of its reality. Vengo alle conclusioni che non possono che essere provvisorie. Per cercare di capire in che modo venga prodotta quella che io chiamo località in un mondo sempre più globalizzato, ho cercato di dimostrare che dobbiamo considerare, che dobbiamo studiare sia la circolazione delle forme, come ho già detto, che le forme della circolazione. Cioè ciò che ci serve. Per andare avanti, è una teoria che stabilisca un nesso chiaro fra la forma, le forme della circolazione e appunto la circolazione delle forme. E perché? Perché ci dovrebbe interessare una teoria si sì fatta? Perché forse ci potrebbe alla fin fine dire qualche cosa sul motivo che so, sul motivo per cui le università si muovono con meno rapidità, si spostano con meno rapidità. Degli AK-47 che per gli esperti di armi come sono io credo che siano i Kalashnikov. Una specie. Perché le università si spostino con meno velocità che certe armi automatiche? E perché quella che chiamiamo democrazia è un elemento della presenza americana nel mondo? verso il quale nutriamo un po' più di considerazione rispetto al McDonald's. Se assumiamo questo punto di vista, forse riusciremo a fare un po' di luce sulla circolazione globale dell'architettura, dell ad esempio, come insieme di prassi analitiche, pedagogiche, critiche, creative e anche commerciali. Un esempio, quello stile che chiamiamo art deco circola ma fino a quando non sapremo perché e come circoli l'architettura come forma di conoscenza e come prassi, non riusciremo mai a fare luce su questi movimenti che siano dell'art deco o di altre idee, altri modelli architettonici. Dovremmo, dovremmo introdurre i due concetti... Eh, Intenzione fra loro del confronto e della connessione, così come le cinque dita di una mano, le cinque dita di una nostra mano sono collegate e fra di loro, come si fa a collegare delle cose che sono così, a confrontare delle cose così strettamente collegate? Ma vengo alla conclusione dicendo che per affrontare veramente le sfide del confronto in un contesto caratterizzato sia da un alto grado di connettività sia da un alto grado di circolazione, dovremmo capire meglio i modi in cui le forme della circolazione e la circolazione delle forme creano le condizioni per la produzione di quello che ho chiamato località, come sito, come luogo, cioè, come contesto e come contenitore, per la negoziazione fra le forme. Soltanto allora potremmo finalmente dotarci di una teoria solida su ciò che chiamiamo commistione, ibrido, prassi di fusione. Una teoria che riconosca che, che le forme precedono i prodotti ed anzi gli consentono di esistere e di operare. Da questo punto di vista il mio punto di vista di oggi. Eh, le località non sono che negoziazioni temporanee tra forme circolanti, per cui non sono dei subordinati scalari, cioè più piccoli del globale, ma sono la principale dimostrazione della sua realtà. Grazie. One word of thanks. First of all, thank you for your patience in listening to this duo. Uh, and uh, my first thanks, of course, to Marina, who has done a magnificent job both earlier today and now. Uh, but I have two other words of thanks. Uh, uh, one is to uh, Julia Kogoli. Who is here, Kogoli, correct? Who has hosted me. And second, to the person who introduced me to this festival, who's himself a distinguished anthropologist and now a friend, Marco Ivey. Marco, please, they should see you. This is Marco. <laughs> di fare ancora due ringraziamenti, uno alla mia interprete che mi ha aiutato stamattina e questo pomeriggio e ancora grazie a Giulia Cogoli che è qui e che questo festival ha ideato, progettato e grazie alla persona che me l'ha fatto conoscere che è l'esimio antropologo e adesso caro amico Marco Aime.